Grande festa per la Minerva Cava dei Tirreni, che ha conquistato la promozione in Serie C. Nell'ultima sfida del girone A del campionato regionale di Serie D della pallavolo maschile, che si è disputata domenica 22 maggio alla Palestra di San Pietro, bastava un punto ai ragazzi guidati dalla panchina da mister Vincenzo Carratù per tenere alle spalle l'inseguitrice in classifica Colli Aminei. Tuttavia, capitan Fabio Manzo e compagni, in un'atmosfera resa speciale dal caloroso pubblico, hanno coronato lo straordinario percorso nel torneo con una netta vittoria per 3-0 nel confronto con la Falugis Ottaviano. Ascoltiamo le impressioni dei protagonisti, raccolte subito dopo la partita da Vincenzo Santoriello. Da solo non avrei sicuramente centrato questo obiettivo. Diciamo che si è costruiti una squadra solida sicuramente, però raggiungere questo obiettivo nel primo anno pallavolistico è stato veramente, veramente speciale. Ma è solo grazie a questo gruppo fantastico che io ho il piacere di aver allenato e conosciuto durante tutto l'arco pallavolistico. La soddisfazione, oltre che del gruppo SD Minerva, soprattutto, e della Cava Sportiva. Stiamo cercando di portare a casa e a casa soprattutto qualcosa di diverso. Speriamo di riuscirci. Emozione fortissima e soprattutto il senso di gratitudine per ognuno di questi ragazzi che hanno preso parte a questo campionato. Le difficoltà non sono state poche, non ci nascondiamo dietro un dito, il dissesto economico ha colpito anche noi e per queste ragioni abbiamo avuto molta difficoltà ad entrare in palestra, abbiamo trovato condizioni molto spesso anche igienico-sanitarie davvero precarie. Ciononostante, anche quando tutto ce lo impediva, abbiamo continuato ad allenarci, abbiamo continuato a lavorare a testa alta. E quindi mi preme ringraziare in questa sede ognuno dei ragazzi che ha veramente dato il meglio e ha cacciato il meglio dal proprio cilindro in questo campionato. Quindi grazie a loro. Il punto che ha deciso la sfida ha fatto esplodere l'entusiasmo dei giocatori, acclamati dai supporters nel rituale giro di campo, e dei dirigenti, che con un eccellente lavoro raccolgono subito i primi frutti dell'ambizioso progetto che ha preso forma nella primavera scorsa grazie al lavoro sinergico del patron Lucio Lucibelli e del direttore tecnico Sabino Santoriello. È un'emozione grande che in qualche modo ci aspettavamo, ma viverla ha sicuramente un altro sapore. E devo dire grazie a tutti, dal primo all'ultimo componente di questa associazione. Anche le persone che hanno fatto un lavoro oscuro sono state fondamentali e vanno premiate ancora di più di chi oggi è protagonista. Quindi non potrò mai finire di ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo sogno. Non vi nascondo che a inizio gara aveva un'ansia addosso, anche se il valore dell'avversario era modesto, però vi dico che c'era tanta ansia. Con questa vittoria abbiamo scrollato di dosso parecchi fantasmi, abbiamo onorato lo sport cavese e sono fiero di questi ragazzi. La cosa che più mi ha fatto piacere è vedere gli under, giocatori che allenavo, i ragazzini, che vederli in campo è sempre un'emozione. Ancora oggi non hanno l'esperienza giusta per fare un campionato di livello, però ci stiamo lavorando, dai, ci stiamo lavorando e ci stanno belle speranze.